città e la squadra. Dalla Croazia, poi da Messina, su. Io ringrazierei, se siete d'accordo, tutti i chilometri che fate per il vostro cuore. So che spesso con te non è facile. Tanto poi siamo in due. Ci mettono il cuore e tanta passione, per cui eternamente grati per la vostra dedizione. Siccome sta iniziando la partita, io andrei a vedervi. Facciamo quattro caffè, poi partita, musica con Radio Italia, solo musica italiana. Stai di là!
Giornata che apparentemente doveva essere sotto l'acqua, adesso invece ci ha regalato di un pomeriggio all'asciutto. Se c'è, chiedo, scusate, chiamo Cristian Brocchi al palco per il collegamento che sarà tra circa 10 minuti. 15 minuti, quindi Cristian con calma, abbiamo circa 15 minuti per il collegamento. Io, se sei d'accordo, mi sposto invece a vedere quello che accade sul campo di Monte per questa semifinale del Casa Milan Milan CK. Anselmo, calcio contro la Lega Slovenia, a seguire alle 16:40, selezione Uruguay contro Appia Group. Queste le quattro squadre che sono arrivate alla finale. Vi ricordo che alle 4:30 invitiamo la pubblicazione del 100% Chardonnay, la Montina, che è la casa vinicola che insieme a Milan ha fatto questa bottiglia pregiata, è stata battezzata, si dice così? Battezzata l'altro giorno per venerdì insieme al nostro pezzo di schile Saturnino Rossoneri, quindi è stato un doppio battesimo, e poi si arriva anche oggi la possibilità di trovare un vino meraviglioso. Adesso non so cosa vedete voi nella vita, ma è un vino nobile. Che ci ha presentato con tutte le sfumature, ci ha raccontato il percorso fatto dal campo. Invece l'invito a Jessica
e Marta adesso è arrivata alle 4:30 a brindare con voi in questo villaggio. Grazie, sono anche Rossanera, lei è la tua assistente perfetta, grazie. Tu hai la cintura, però, visto, Dove andate? Voi andate già a brindare con... Dimmi che hai finito. Scusa. Ok, non vi chiedo cosa andate a fare, ma nulla, non ci credo, non ci credo. Mi sposto, vado verso il campo. Buongiorno, benvenuti, grazie, buongiorno, forza mia. Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. BPM, allora, tutti i nostri stand vi invitano, che oltre alle informazioni vi danno i gadget, stiamo regalando da BPM o le cuffie di cellulare, di autovano, o addirittura gratuitamente la cover delle fonti della Samsung, iPhone 4, 5 e Samsung, non so quali modelli, ma fidatevi, il freddo, se si va a letto prima alla sera. L'invito invece è riscoprire cosa vuol dire avere un conto corrente rosso-nero, se non ce l'avete approfittatela perché avete fino a 120 euro di vantaggi, sia per l'abbonamento se non ce l'avete ancora, se ce l'avete già potete poi destinare questi 120 euro ai vostri acquisti. In più vi ricordo sia banco ma sia carta di credito, ecco cosa avete, targati, via. Grazie e vi ricordo che da poco abbiamo aperto un bancomat qui in piazza, in realtà davanti in via Aldo Rossi dove c'è l'ingresso del museo, è un banco di BPM, per cui avete l'urgenza, meglio dirlo che quando non ci sono qui sapere dove. Grazie BPM! Sempre questo è la foto che prima hanno realizzato con la Rico Teta, questa macchina sferica nel senso che fa le foto e riesco a immortalare quello che c'è intorno a voi, sopra di voi, dietro di voi, dentro di voi, non ancora ma nel senso del feeling assolutamente. Vedete guarda le ragazze, le cose che riesce a portare all'obiettivo, fa una serata meravigliosa, ma hanno tutte le informazioni per questa macchina, che ricordiamo che la prima è allo store. Davvero, ricordiamo che non è stata una macchina autografica ma anche una telecamera per chi fa attività sportive, un modo nuovo più interessante di raccontare lo sport e non soltanto con le quadrature fisse che fanno altre macchine. Va bene? Belle come sole, vi saluto e ci vediamo dopo. Ed eccole qua, in Casa Milan Cup 2015, siamo arrivati, buongiorno, Anselmo Calcio, lì in sudamericano, e si ritrova, tra poco però potremo la linea, sicuramente il palco per il collegamento. Luca, quando ti serve tagliami tranquillamente, senza problemi, io ti torno. La squadra più caliente di tutto il torneo, la Liga Sudamericana. Buongiorno, buona Nina, come stai aspetta? E te, cosa sono gli scoperti? 1-1 il risultato. Chiaro che oggi è la seconda semifinale, c'è della pressione. La Liga Sudamericana, ricordiamo la maggior parte dei giocatori sono peruviani, poi ce ne sono due dell'Ecuador. Vamos Chico, si sente dalla curva. Raul gioca. Quello che è buono intervento, chiude il Anselmo. Ma ne dice, buono intervento numero 3, salta, palla, rischia tantissimo. Tutti e quattro. Adesso il numero 5 del tiro fuori! Calcio d'angolo, bravo Nunes, che è il portiere dell'Anselmo. C'è la tensione come davvero al ruolo, 1-2, giocano con un fraggetto. Arriva il 9, è arrivato in ritardo. E il bomber sudamericano che arriva in ritardo, che abbiamo stato tutti per la camera,
vasto spazio per la vostra cosa destra di puoi prenderlo, eh? Si intendono con gli sguardi, però la situazione squadra equilibrata, non si può qui. Anche il campo pala questa cosa. Campo di monta semifinale del torneo Casamina, buono 8 minuti a colgare, ma intuisce la squadra. Chiudono 1-1 il risultato, 2-2 invece era Empoli e Napoli. Napoli vincendo 2-1, poi ha pareggiato Napoli. Va! Il laterale! Hans Kevin! Gigio, dimmi, vieni con noi che abbiamo il collegamento con Cristiano Brocchi tra pochissimo. Va bene, sulle banco!
parliamo di loro in piazza Cittadina a Milano, dove per noi c'è Daniele Bossari. Qui non facciamo la danza della pioggia, ma la danza anti pioggia. Infatti funziona, perché ha smesso di piovere, quindi la gente è tornata adesso e siamo qui con un clima di festa, quindi con il numero 39 Cristian Rocchi. Ciao Cristian, ciao ragazzi. Mi mancava. Allora Cristian, la cosa bella è che stavamo dicendo adesso che tu sei venuto proprio perché sei venuto con la tua famiglia. Avanti. Loro si Senti, ovviamente ti devo chiedere qualcosa a flusso di persone che passano e respirano, invitiamo a sono musicatore a venire perché mi sta reggendo perché siamo in assoluti ospiti che abbiamo tu la seguirai in casa la stadio posso fare chiamo per loro, non ti chiedo il pronostico perché per essere qui a non si sfida nessuno, quindi rimaniamo in sospeso. Invece ti chiedo un'ultima cosa, tu sei il mister della primavera, volevo capire, insomma c'è stato questo inizio un po' così, ma volevo capire cosa mi sta andando e cosa fare. A loro, a questi ragazzi che hanno tantissimo bisogno di essere accompagnati in questo percorso difficile. Loro sono fortunati a giocare nel Milan, ma allo stesso tempo hanno delle aspettative intorno a loro che sono più grandi di quello che in realtà. Per me è emozionante, ripeto, poterli allenare, poterli far crescere. Non siamo tanto legati al risultato, ma siamo per la formazione di questi singoli ragazzi. Veramente riuscire a formare la primavera da quella squadra, è il prossimo mondo, è il prossimo mondo. Dovrei ripassare. Allora Cristian, grazie mille, volevo farti i miei sinceri complimenti perché oltre ad essere un grande campione, sei un grande uomo, un grande comunicatore. Grazie mille a voi, ciao a tutti. Perfetto, grazie Daniele Bossari che ovviamente rimane lì a casa di Milan, cioè in piazza Girovana Milano, torneremo a collegarci con te dopo Daniele. Ok, dai, ciao ragazzi! Ciao! Giallo arbitro! Cristian Rocchi, Otto Guarruggio, Mario Rossi, Franco Varese, Daniele Massaro, qui c'è stato poi con noi Stefano Nava, Stefano Eranio, tantissimi campioni che hanno indossato la maglia rossonera, hanno voluto essere qua in questi 4 giorni per vedere quanta continuità tra il passato e il presente, mentre c'è una coppia che si ama tantissimo, lui se la stringe come se fosse il gioco. Sì, questo è l'amore, voglio vedere così, abbraccia, non so se ti resistenti perché non ti fidi degli altri o è per amore, ma comunque grazie a tutti che in questa giornata particolare deciso di quello anche le tracce. Allora, prima ero sul campo, sto come stavo andando, tra poco vedremo anche il campo, no, perché comunque al di là della parata del verde c'è tutta la terza giornata del campionato primo. Dopo la partita, i risultati, devo scaricare la mia app che non funziona, ce l'hai tu,
Ecca miseria, l'ho scaricata su Graus. È lo stessa? Non è che c'è funziona bene, non è normale. Vabbè, ascoltiamo la musica invece di parlare di controlli. Ciao a tutti, semifinali sono partiti adesso e siamo qua con la finalista che è appunto la Liga Sudamericana con Kevin, il numero 6, il bomber. Kevin, com'è stata questa partita? È stata molto, molto intensa, sul piano fisico soprattutto, però beh, siamo stati bravi a giocare palla a terra e basta, abbiamo vinto. Quanti gol abbiamo segnato? 3. Complimenti. Grazie. Allora ti lascio andare a riscaldare, poi prepararti per la prossima partita. Adesso abbiamo l'altra semifinale e poi la finale. Ciao, grazie ciao. A tutti, ciao ciao. Thank you.